Sì, direi una partenza nel migliore dei modi. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della prestazione, di poter aver fatto giocare più giocatori possibili. Quindi direi che è stato un sabato positivo e ora ci rituffiamo testa immediata nella Champions. Te l'aspettavi una partenza così, dopo insomma un'estate passata sia dagli avanti ma giocare poco? Non voglio essere presuntuoso, però sì, perché avevo visto veramente che i giocatori avevano proprio voglia di giocare, nel senso avevano spinta, non aspettavano altro che arrivasse il momento della partita, quindi sì, non pensavo di fare proprio così bene, però sì, mi aspettavo che facessimo una buona prestazione. Ha vinto bene, meritatamente, c'è un grande livello tecnico tra le due squadre ovviamente, e anche a livello di preparazione, perché comunque l'Ortigia è una squadra che si è allenata durante l'estate e ha iniziato presto la preparazione e vuole essere pronta per il torneo di qualificazione per la Champions che si disputerà la prossima settimana. Però ho visto anche grande emozione nel ricominciare a giocare, questa è la cosa più importante, quello che vogliono i giocatori, e quindi speriamo che questo campionato, che è iniziato con 3.000 difficoltà, possa essere portato al termine. E mercoledì un altro grande appuntamento qua alla Cittadella, un altro bel biglietto da visita anche per Siracusa. È un appuntamento con la storia, è la prima volta dopo quasi 100 anni, 90 e passa anni di storia, che l'Ortigia disputa una Coppa dei Campioni. Quindi è un traguardo che ce lo dovremmo ricordare questa data, quindi non soltanto da commissario tecnico, vengo proprio da Siracusano, da uno che ama la pallanuoto, che ama questa città e che per la prima volta si affaccia nel grande palcoscenico europeo. Quindi speriamo che la squadra faccia bene, che si qualifichi per la fase finale di Champions, sarebbe un sogno, casomai varrà dirottata in Europa Cup, che l'anno scorso l'ha vista arrivare in finale, quindi c'è un appuntamento da voler ripetere quest'anno, visto che l'anno scorso purtroppo poi l'edizione dell'Europa Cup si è fermata. Sì, dobbiamo considerare l'avversario, ma in ogni caso dopo 8 mesi di inattività qualunque avversario poteva essere una partita impegnativa, una partita difficile, tant'è che il primo tempo lo ha dimostrato. Bisognava entrare in partita, bisognava acquisire il ritmo, i ragazzi sono molto ben allenati anche in funzione dell'incontro, dell'appuntamento internazionale della settimana prossima. Bisognava partire, questa era una cosa fondamentale, la pallanuoto non si può fermare, dovrebbe essere l'anno olimpico e quindi questi ragazzi occorre che giochino, bisogna che la pallanuoto vada avanti.